Ciao amici, bentornati su Rifugio Perfetto. Nel video di oggi vi vorrei parlare della mia personale esperienza con Wish. Lati positivi, negativi, che sono saltati fuori con l'arrivo dei prodotti dopo ben 2 mesi e mezzo. Per chi ancora non lo sapesse, Wish è una piattaforma di e-commerce fondata nel 2010, pensata per diventare l'antagonista di Amazon. Nel sito diversi venditori cinesi offrono i loro prodotti cinesi a prezzi stracciati, molte cose addirittura gratis, pagando solo le spese di spedizione. E trovi qualsiasi cosa, ma veramente qualsiasi cosa, credimi, è anche riduttivo, perché ciò che trovi in quel sito va oltre l'immaginazione. Non so, ad esempio, pensa a qualcosa di strano, scrivilo nelle ricerche, lo troverai già in saldo, nei vari colori, è davvero incredibile. Però, se un prodotto costa 1 euro, penso che quello sia il suo valore effettivo. E questo è ciò che succede con Wish. Le cose costano poco, perché valgono poco. Ma se sei consapevole di questo e ti accontenti, puoi anche rimanere molto soddisfatto. Hanno anche un'ottima politica di rimborso, quasi assurda direi, ma te ne parlerò più tardi. Bene, ho ordinato delle cosine per la casa, per la pulizia. Prima ti faccio vedere la foto, come si presenta nel sito, e poi quello che effettivamente mi è arrivato. Faremo anche un velocissimo test per vedere se funziona. Non ti posso dire però quanto li ho pagati perché non me lo ricordo, perché è passato un po' di tempo e Wish non mi ha mandato la fattura. Però ti dirò il prezzo corrente sul sito se sei interessato a fare l'acquisto. Partiamo dalle gomme magiche, una bella confezione da 50 pezzi per un costo di appena 2 euro più altri 2 euro di spedizione. Stiamo parlando delle spugne in schiuma di melamina, che sono leggermente abrasive, però sono uno strumento molto importante che non deve mancare nel nostro kit di pulizie. Servono per togliere le macchie dal muro, dalla plastica, dalle scarpe. Ma queste sono quelle che ho ricevuto. Estremamente sottili, ma soprattutto morbide, che rendono difficile e scomodo strofinarle sulla macchia. Fanno il loro sporco lavoro, nel senso che la macchia la tolgono, però si consumano all'istante, praticamente sono monouso. Le metto al confronto con la versione più economica che ho trovato al discount, che però sono sempre nettamente superiori come qualità. Pettine pulisci spazzola. Credo di aver pagato solo la spedizione, però non avrei mai scommesso su questo piccoletto. Invece si è rivelato un mega affare, uno di quei prodotti che una volta che lo usi non ne puoi più fare a meno. Si passa in mezzo alle setole della spazzola e stacca tutti i capelli, li solleva in modo da poterli acchiappare facilmente e buttar via. Un vero Terminator. Acquistino numero 3 è una pinza a 3 punte in microfibra per la pulizia delle persiane. Anche questo pagando solo la spedizione di 3 euro. Però in realtà mi è arrivato questo. Appena appena diverso da quello che era nella foto. Ho provato anche a pulire le persiane con questo, ma con pessimi risultati. Pantofole mop. Quelle che si possono indossare o come normali pantofole o durante le pulizie per contemporaneamente pulire i pavimenti. Beh, è una missione suicida perché quando le metti ai piedi si scivola da morire, come pattinare sul ghiaccio, e quindi assolutamente bocciati. Via! Spazzola per la pulizia dei cerchi dell'auto o delle moto. Costa solo 1 euro più 1 euro di spedizione. A dire il vero mi sembrava molto più grande nella foto e quindi piuttosto piccola, e poi c'è stato un problema durante la spedizione che si sono schiacciate le setole, per cui non penso che torneranno mai più dritte e così non la posso usare. Peccato. Bottiglia in silicone. Per ungere le padelle. È gratis, paghi solo la spedizione di 2 euro.
un ottimo prodotto, sembra di buona qualità, funziona bene, quindi pagato pochissimo ed è stato veramente un ottimo acquisto. Mini spazzola con palettina raccoglitore per finestre, anche questa gratis con spedizione di 2 euro. Molto più piccolo rispetto alla foto, è di pessima qualità, non si riesce a raccogliere praticamente nulla e quindi assolutamente inutile. Via! Oissa! Spugna in silicone per stoviglie, paghi solo la spedizione di 2 euro. La qualità non è male, il silicone è molto morbido, però non mi sono trovata bene a lavare i piatti con questa spugna perché il detersivo scivola assolutamente via subito e anche i piatti tendono a scivolare dalle mani. Perché credo sia troppo spessa, peccato perché l'idea di usare una spugna in silicone mi piaceva molto perché è più igienica, si asciuga subito e anche la durata è molto di più rispetto a una spugna normale. Forse se la facessero più sottile, magari. Un'altra spugna, ma questa in plastica, più sottile però anche più rigida rispetto a quella in silicone, pagata solo la spedizione di 2 euro. E non pulisce assolutamente niente. Riesco a pulire meglio con le mani e anzi mi ha fatto malissimo alle mani, quindi assolutamente inutile. Via! Cucina, ci sono tante fantasie, sinceramente sono una più bella dell'altra. Pagato solo 1 euro e 2 euro per la spedizione. Non l'ho ancora lavato, però mi sembra molto carino. Il disegno è fantastico, della giusta misura e quindi questo è stato veramente un ottimo acquisto. Panni microfibra, il costo è solo la spedizione, 3 euro a confezione. Dovevano essere 3 confezioni da 10 pezzi per un costo totale di 9 euro per 30 panni, quindi assolutamente molto conveniente. Ma questo è quello che ho ricevuto. Davvero Wish? Questo? Oltre che estremamente piccolo, è anche trasparente. Non so, cosa ci dovrei fare con questo? Soffiarmi il naso? Quindi, ciao ciao! Ultimo acquisto, un pop socket, spero che si pronunci così. Ora è esaurito, buon per te! Altrimenti comunque avresti pagato solo la spedizione di 2 euro. Peccato perché la fantasia è molto carina con la Tour Eiffel, questo sfondo rosa, però il piccolo difetto è che il soffietto non funziona perché dovrebbe restare fuori per poterlo tenere tra le dita, ma non rimane, quindi inutile anche questo. Bene, questo era l'ultimo prodotto, per alcuni ovviamente ho chiesto il rimborso che avviene all'istante, tu inserisci la richiesta via chat nella sezione contatta l'assistenza e ricevi delle domande da parte loro che sono generate automaticamente. Nel giro di 2 secondi ricevi lo stesso importo virtuale nel tuo account da riutilizzare per nuovi ordini, ma la cosa assurda è che è la velocità con cui avviene il rimborso. Così senza nemmeno controllare realmente la conformità della tua richiesta. Sicuramente avranno il loro metodo per fare le verifiche, ma a me ha dato l'impressione che non ci fosse nessun controllo.
però è solo una mia sensazione. Quindi Wish, fate meglio i controlli. Quindi, come giudizio finale per la mia esperienza, non è assolutamente buono, perché anche se qualcosa andava bene, in generale la qualità dei prodotti è stata talmente bassa da rendere le cose assolutamente inutilizzabili, quindi non mi piace neanche il loro modo di spedire singole bustine. Quindi se ad esempio ordini 15 prodotti anche della stessa tipologia, dello stesso venditore, ti arriveranno 15 bustine diverse in giorni diversi, poi è troppo il tempo di attesa. Bene, il video è finito, sono molto curiosa di sapere le tue esperienze di acquisti su Wish o altri siti cinesi. Scrivimi nei commenti se acquisti spesso online, quali sono i tuoi siti preferiti. Lasciami un pollice in su se ti è piaciuto questa tipologia di video. E un saluto speciale a Serena Meluzzi, per te un bacio grande grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!